Allora, questo congresso a Venezia della B&B Academy, abbiamo un ospite, possiamo dire un ospite d'onore, perché è un alto rappresentante di una grandissima società che è la Digital Dentistry, giusto, professore? Digital Dentistry Che è Society. Carlo Mangano, che io ho incontrato l'ultima volta a Como. Sono rimasta incantata perché chiaramente c'erano 52 paesi rappresentati, tutto il mondo, una roba pazzesca, tutto in presenza. Se ricordo bene, circa 750 partecipanti. Esatto. Ma questo congresso non è da meno, perché considerando che è una realtà un pochino più piccola, avere 250 partecipanti, di cui il 90% si tratta di stranieri che arrivano da tutto il mondo, non è poco. Quindi possiamo fare i complimenti agli organizzatori, Assolutamente, assolutamente che direi. sarebbero poi il professor Piattelli e il professor Guerra. Assolutamente sì, perché per me è una grande e anche gradita È sorpresa. la prima volta che un rappresentante della Digital È la prima Dentistry volta, è la prima partecipa. volta, e ripeto, ispirandoci a quella che è la nostra realtà internazionale di società, diciamo, che si occupa delle tecnologie digitali in campo odontoiatrico. E, ripeto, una gradita sorpresa perché questa accademia è un po' un'altra realtà italiana che si proietta e si è proiettata ampiamente nel mondo internazionale e come dicevi prima, avere il 90% dei partecipanti che vengono dall'estero è una bella realtà, significa che comunque il messaggio arriva un po' all'estero, diciamo il richiamo anche di un aspetto come Venezia puramente italiano dà il suo valido contributo, ma direi che come accademia, per quello che anche ho visto scientificamente parlando questa mattinata, è veramente una bella realtà, un elevato spessore scientifico, Sì, bravi relatori, notevole. argomenti sicuramente raccontati e spiegati in maniera estremamente chiara, lineare, con canoni prettamente scientifici. Quindi i miei personali complimenti Tutto in all'organizzazione, quindi inglese, anche tutto in dobbiamo dire. inglese, quindi anche questo è una proiezione di quella Sì. che è l'Accademia. I miei più grandi complimenti all'amico Adriano, che è sempre, lo è stato sempre un grande organizzatore e coagulatore di interessi, e anche i miei complimenti per l'organizzazione, e quindi qui c'è Anche per la location per la location, ma storica, esatto, ma era il più grande mulino d'Europa, questo attuale Hilton. quindi anche a chi ha supportato questo congresso, che sicuramente rispecchia ovviamente lo stile, l'eleganza e anche la Certo. cortesia dell'accoglienza. Comunque, qui siamo a Venezia, poi però la Digital Dentistry si catapulterà a Casablanca, in Sì, Marocco. sì. Ogni 2 anni fate gli Ogni 2 anni eventi. facciamo il congresso mondiale, alternato con un altro anno in cui si fa la State of the Art Conference, che è un po' più focalizzata sugli aspetti di ricerca, di innovazione. Quindi Invece quello del Marocco è quello del focalizzato Marocco su cosa? quest'anno sarà focalizzato sull'intelligenza artificiale. E quindi il titolo del congresso è Artificial and Human Intelligence in And Dentistry. human. E quindi Human ce lo dobbiamo mettere, sempre, sempre perché perché in comunque. medicina ormai c'è questa diatriba, no? C'è chi è sostenitore dell'intelligenza artificiale, in medicina in generale, però intelligenza Oggi artificiale non se ne può fare a è meno. oggi la giusta combinazione appunto Certo. dei due fattori fondamentali. E quindi si analizzeranno tutte, diciamo, le tecnologie e anche le applicazioni, soprattutto cliniche, che sono offerte da questi nuovi software che aiutano Certo. sicuramente nella programmazione e anche nell'esecuzione, ma ovviamente la guida è È sempre sempre umana. la mente umana. Assolutamente. Sì, io a volte dico, ma magari sembra più intelligente di noi il computer, però calma, C'è calma. Certo. sempre, è un ausilio, un grande ausilio, ma bisogna sempre guidarlo e lasciarsi aiutare sicuramente, come vediamo. Le tecnologie digitali non si può prescindere più da un punto di No. vista
di quella che è la salute, l'applicazione nel campo medicale o odontoiatrico che sia, ma ovviamente la mente umana è insostituibile, sì, fino ad oggi. Poi nel futuro non lo sapremo, ma sicuramente adesso è così. Ma sì, ci penseremo. Penseremo. No? Io vengo dalle lettere scritte, imbucate, quando stavo in collegio. Adesso fai clic. Il mondo che ci appartiene. Videochiamate, fanno tutto. No? Un po' più spersonalizzato, però l'importante è sempre il controllo, almeno per quanto riguarda le terapie, perché ci aiutano a personalizzare le terapie. La medicina personalizzata oggi è una grandissima realtà in tutti i settori dell'ambito medico, certo, chirurgico, odontoiatrico e qualsiasi altra specialità. E questo è imprescindibile, perché migliorano la precisione, la predicibilità e i vantaggi e i benefit per il paziente anche sono estremamente più confortevoli. Certo. Quindi questi sono poi il paziente lo chiede, eh? E il paziente inizia a chiederlo, e questo sì, ovviamente significa che c'è una maggiore conoscenza e una maggiore percezione di quelle che sono i vantaggi dell'utilizzo di queste tecniche. E quindi non mi resta che fare tanti auguri o non so, sì, come si noi, bocca al lupo. Noi invitiamo per il Marocco. Sì, invitiamo tutti quanti, si svolgerà dal 12 al 14 ottobre di, sì, quest'anno. Ci aspettiamo circa un migliaio di partecipanti e invitiamo tutti quanti a venire in una bella città, in un bel paese, è sicuramente un'occasione per ritrovarsi tutti. Paese no stress. Anche nella preparazione del congresso. Assolutamente. Mi risulta. Assolutamente. Però, no? Piano piano. Che si presta moltissimo a questo. Allora, professore, non mi resta che ringraziarla. Grazie. Ci sentiamo onorati della, grazie, sua presenza. Grazie a voi, qui, è sempre un piacere. Ecco, va bene. Alla prossima. Alla prossima. Grazie mille.